31 dicembre 1981, ultima notte dell'anno, voce soave e triste. Passate con me le ultime ore dell'anno che sta per finire, nella preghiera e nel profondo silenzio. Allora sentirete nel vostro cuore la voce soave e triste del mio materno lamento, e vedrete lacrime copiose scendere dai miei occhi misericordiosi, e avvertirete il battito del mio cuore immacolato farsi più preoccupato e sofferto, perché nel mio cuore di mamma sentirete battere il cuore di tutta la Chiesa, mai così violata dal suo avversario e tradita da tanti suoi figli della vostra patria, mai così minacciata nella vita e nella libertà di tutta la povera umanità, ormai giunta a vivere i dolorosi momenti della sua terribile prova. Siete alla soglia di avvenimenti gravi e dolorosi. Nel mio cuore si riflette ora la preoccupazione, l'ansia e lo smarrimento vostro. Guardate in questa notte alla vostra mamma immacolata. Nel mio cuore materno le vostre preghiere e le vostre sofferenze in ogni istante sono da me offerte alla giustizia di Dio, in segno di riparazione e di implorazione per tutti. Così dalla misericordia del Padre viene preparato per voi ogni nuovo giorno e ogni nuovo anno. Che il nuovo anno, che ormai sta per nascere, apra su questo mondo smarrito la strada del vostro ritorno al Dio, della salvezza. Sta per aprirsi sul mondo la grande ora della giustizia e della misericordia. Per questo vi invito, figli prediletti, a passare in ginocchio, pregando e riparando le ore così preziose di questa ultima notte dell'anno.